Simon, quid dicis de me? Simone, chi dici tu che io sia? Così leggiamo nel Vangelo di Matteo. E con questa frase vogliamo continuare la gioia della nostra Pasqua che abbiamo celebrato solo da qualche giorno. La gioia della Pasqua che è appunto la gioia di Cristo e la gioia di avere sempre una speranza. Questa è la gioia della Pasqua. E lo voglio fare attraverso delle considerazioni, attraverso delle parole, delle riflessioni di un cardinale, il cardinale François Xavier Nguyen Van Thuan, di cui qualche volta in precedenza, anche negli anni scorsi, ho detto e ho preso qualcosa. Perché lui è un testimone di speranza? Perché è stato un vescovo praticamente arrestato pochi mesi dopo la sua nomina a vescovo ed ha passato, pensate, 13 anni in prigione. 13. Non un giorno, 13 anni in prigione. E di questi 13 anni, 9 in isolamento. Oggi il cardinale Van Thuan è venerabile, cioè la Chiesa gli ha riconosciuto che ha vissuto le virtù della fede, della speranza e della carità, le virtù teologali, le virtù cardinali in maniera coerente, in maniera eroica, che non vuol dire che ha fatto chissà quali grandi geste, ma che ha tenuto fede alla sua fede, chiedo scusa il gioco di parole, anche e soprattutto nel momento della prova e del dolore. Era il 15 agosto del 1975, così racconta Van Thuan, che era la festa dell'Assunta, e lui venne invitato a presentarsi al palazzo della presidenza. Lì fu arrestato alle 14 del pomeriggio. Lui era partito da casa vestito semplicemente con la tonaca e con un rosario in tasca. Poi lo trasportarono in prigione e qui lui dice che pensava l'unica cosa che aveva, la fede. Diceva nel suo cuore: devo affidarmi alla provvidenza di Dio. E poi dice Van Thuan: io in tanta ansia, nella tanta ansia che avevo dentro di me, nel giorno della festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo, il giorno in cui viene arrestato, lui dice di sentire che si doveva affidare totalmente a Dio e alla Madonna. Bene, da quel momento le autorità gli impedirono ogni titolo ecclesiastico di celebrare la messa, di pregare. Per le autorità era semplicemente il signor Van Thuan. E lui dice: in questa situazione di dolore, di privazione, di spogliazione, sono ritornate in me, ho sentito dentro di me le parole di Gesù. Simone, chi dici che io sia? Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.